musicologia come disciplina accademica, veicolo del Made in Italy ed organizzazione del turismo studentesco universitario Italia-USA. Questa è la novità dell'edizione 2013-2014 riguardo gli scambi didattici di eccellenza tra l'Università La Sapienza e gli Atenei newyorkesi, presentata oggi alla Camera dei Deputati, a cui hanno preso parte mondo accademico, istituzioni e operatori del settore. A parlarci dell'iniziativa Giovanni Carnovale, presidente della Fondazione Carnovale e ricercatore dell'Università La Sapienza. Ai studenti italiani abbiamo dato la possibilità di lavorare e di studiare nelle università newyorkesi, in particolare con la Columbia, nelle discipline soprattutto della medicina e dell'ingegneria. Quest'anno abbiamo esteso la disciplina alla musicologia. Musicologia è intesa come studio e partecipazione soprattutto della musica lirica, tanto rappresentata in Italia, tanto goduta, tanto ammirata. A sostegno dell'iniziativa le istituzioni. La politica deve fare la sua parte e in questo momento in Parlamento abbiamo discusso anche col decreto scuola tutta una serie di provvedimenti che sono sostanzialmente borse di studio per la cooperazione universitaria. Noi dobbiamo permettere ai giovani di andare all'estero per un periodo e non naturalmente dobbiamo perdere i migliori cervelli. Presenti all'evento il maestro Alberto Veronesi, direttore della The Opera Orchestra of New York, e il soprano Maria Carfora, tra le vincitrici della The Opera Orchestra Agnes Varis Vocal Competition. Lo scopo è quello di dare dei premi a eccellenze artistiche italiane e americane insieme, cioè appunto creare un ponte tra le due culture, facendo capire che sono un'unica cosa. Per me è stata una vera sorpresa, sono felicissima, che dire, di poter collaborare con un grande maestro, col maestro Alberto Veronesi, e speriamo bene.